Ciao, benvenuto ad un nuovo video. Sapevi che gli zoo non possono tenere certi tipi di animali? Oggi ti dirò il perché e quali animali sono. Assicurati di preparare cibo e drink, perché questo sarà un altro video interessante. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 10. I narvali sono conosciuti per il loro lungo corno, che assomiglia molto ad un unicorno. Questi corni possono continuare a crescere durante la loro vita e alcune volte raggiungono anche 3 metri di lunghezza. Però non tutti i narvali ce l'hanno, solamente i maschi e alcune femmine. Intorno al XVI secolo, i corni dei narvali erano talmente preziosi che spesso venivano regalati a persone importanti come la regina Elisabetta. Inoltre, la loro pelle è ricca di vitamina C, che è importante per la resistenza, e la popolazione degli Inuit che vivono nell'Artico caccia spesso questi animali. Ci sono stati diversi tentativi di catturare e allevare narvali, ma nessuno è riuscito a sopravvivere. Alcuni pensano che vivano per pochi mesi, ecco perché non li vediamo negli zoo oggi. Numero 9. Dal 2018, i gorilla delle montagne sono considerati una specie in via di estinzione. Infatti sono una delle popolazioni di gorilla più piccole del mondo. Ce ne sono a malapena più di 1000 e vivono in 2 posti isolati dell'Africa. La metà vive nel parco nazionale di Bwindi in Uganda e l'altra sulle montagne Virunga. Vengono chiamate gorilla delle montagne perché vivono solamente nelle foreste ad alte latitudini, tra i 2400 e i 3900 metri. Le temperature in queste zone possono arrivare anche a temperature congelanti, ma i gorilla delle montagne hanno una pelliccia più doppia rispetto agli altri gorilla, il che li mantiene protetti dal freddo estremo. Tra il 1960 e il 1970 le persone hanno provato a catturare questi gorilla per allevarli, ma per qualche motivo sconosciuto non hanno vissuto per molto tempo. I conservazionisti dicono che la loro dieta potrebbe essere un po' troppo specifica e che soffrivano di stress estremo quando introdotti ad un nuovo territorio. Numero 8. Questo non è un armadillo normale, ma un armadillo Pink Fairy, il più piccolo tra gli armadilli del mondo. Questo animale si trova solamente nell'Argentina, qualche volta nel deserto e qualche volta sulle praterie. Viene chiamato anche armadillo Pink Fairy, visto che è piccolino e il suo scudo è rosa. L'animale è talmente piccolo che si può mettere sul palmo di una mano. La maggior parte del suo tempo lo perde scavando a terra, quindi trovarne uno è piuttosto raro. Il suo guscio non è solo per proteggersi dai predatori, ma anche per riscaldarsi. Se fa troppo caldo o troppo freddo, pompa sangue per regolare la temperatura corporea. Gli armadilli Pink Fairy non possono essere tenuti negli zoo o nemmeno come animali da compagnia, visto che si stressano piuttosto facilmente e non riescono ad adattarsi a una dieta artificiale. Secondo i ricercatori, più del 95% non sopravvive in cattività per più di 8 giorni. Numero 7. I passerotti sono dei piccoli uccelli con delle unghie che servono per mantenersi sui rami. La specie più diffusa è il passerotto delle fattorie, che è distinto da delle chiazze blu e da una lunga coda. Sono degli uccelli piuttosto piccoli e possono crescere a massimo fino ai 15-18 cm. Nonostante sono così piccoli, sono conosciuti anche come la specie di uccello più adattiva del mondo. Di solito cacciano in zone aperte, vicino all'acqua. Le loro prede preferite sono gli insetti. Sono degli uccelli selvatici, ma non sono mai stati addomesticati dagli umani. Infatti, in alcuni posti è addirittura illegale possederli, visto che hanno bisogno di uno spazio grosso per poter volare e cacciare. Ecco perché non si trovano negli zoo, visto che lo spazio limitato gli causerebbe solamente stress. Numero 6. Il grande squalo bianco è il più grande pesce predatore del mondo e si ricorda soprattutto per la sua grandezza. Ci sono 2 motivi principali su perché non possono essere tenuti negli zoo e negli acquari. Primo, i costi sarebbero pazzi, e secondo, gli squali bianchi non sono mai sopravvissuti quando presi dall'oceano. Prima del 2004 ci sono stati diversi tentativi per poterne tenere uno in cattività, ma sono rimasti in vita solamente per 16 giorni. I ricercatori pensano che gli squali probabilmente morivano appena messi negli acquari, visto che gli dava stress e lesioni. Nel 2004
l'acquario della Baia di Monterey ha provato a tenere un grande squalo bianco di 10 metri in una vasca con milioni di litri di acqua. Sono riusciti a tenere lo squalo per 6 mesi prima di rilasciarlo nell'oceano, visto che lo stress dell'animale stava continuando a crescere. Numero 5. Tra le 5 specie di rinoceronti, la più a rischio di estinzione è il rinoceronte Javan, che si trova solamente nel Parco Nazionale di Ujulun Kulon in Indonesia. Ce ne sono solamente 63 rimasti, il che li rende uno degli animali più rari del pianeta. I rinoceronti Javan sono di colore grigio scuro e assomigliano molto ai rinoceronti con un corno. Prima che erano a rischio di estinzione, si trovavano nel continente asiatico, dall'India alla Cambogia e il Vietnam. Sfortunatamente, recentemente, a causa dei cambiamenti climatici e dell'attività degli umani, il loro numero è sceso esponenzialmente. Nella giungla, il rinoceronte Javan può vivere fino a 40 anni, ma se tenuti in cattività, non resistono a lungo. Ci sono stati diversi rinoceronti Javan esibiti negli zoo alla fine del XIX secolo, ma nel 1907 l'ultimo rinoceronte Javan è morto mentre era tenuto in cattività nello zoo di Adelaide in Australia. Numero 4. C'è un motivo piuttosto semplice e ovvio su perché non si trovano dei calamari giganti negli zoo e perché, nonostante tutto, non è stato mai catturato uno. I calamari giganti sono delle creature che vivono negli oceani profondi. Nel 2001, un biologo marino neozelandese, Steve O'Shea, ha trovato un piccolo di calamaro gigante, l'ha portato via e ha provato a farlo crescere in cattività, ma purtroppo non ci è riuscito. Nel 2004, alcuni ricercatori giapponesi hanno trovato un calamaro gigante adulto e quando l'hanno preso l'hanno dovuto rilasciare ancora a 900 metri di profondità nell'Oceano Pacifico. Nel passato si pensava che i calamari giganti erano dei mostri marini. Alcuni pensano che questo animale sia anche il leggendario Kraken. Numero 3. Il Mountain Yala è un tipo di antilope che si trova solamente sulla catena montuosa dell'Etiopia. Questa specie di Nyala vive solamente ad alte altitudini e viene chiamata anche il Nyala delle montagne, però non è molto diffusa nel paese. Il loro habitat naturale è solamente la Mar, Arsi e le montagne Bale. Sono tra i più grandi antilopi in Africa e arrivano addirittura a 1,2 metri di lunghezza. Non ci sono però documenti su alcune di queste antilopi tenute in cattività. Il loro numero sta anche scendendo, visto che stanno perdendo tanto territorio. I conservazionisti pensano che questa specie doveva essere catturata molto prima per poter essere allevata e poterla salvare, ma i Bengrealas sono sensibili allo stress e quindi non possono vivere molto in un territorio artificiale. Numero 2. Yindri, il più grande lemure vivente, si trova solamente nel Madagascar. La sua lunghezza arriva tra i 65 e 75 cm e pesa dalle 6 alle 9,5 kg. Gli indri vivono sugli alberi e spesso si muovono tra di loro. Vivono soprattutto di foglie, semi, frutti e fiori. A differenza degli altri lemuri, gli indri hanno una dieta specifica che li rende piuttosto difficili, se non impossibili, da tenere in cattività oppure negli zoo. I ricercatori pensano che gli indri sono piuttosto severi riguardo alla loro dieta e devono mangiare in un determinato momento della giornata. Inoltre hanno scoperto che gli indri presi dal loro habitat non possono riprodursi. I ricercatori non sono ancora sicuri su come mai sia possibile, ma nessun indri è mai sopravvissuto un anno in cattività. Numero 1. Potrebbe sorprenderti, ma alla fine del XIX secolo c'erano degli zoo con delle persone vere. Questi umani venivano tenuti dagli occidentali per mostrare la loro superiorità sulle altre razze. La Francia è stata uno dei primi paesi che ha partecipato in questo. Nel 1907, durante l'esibizione coloniale di Parigi, c'è stata un'area agricolturale conosciuta come il Jardin Tropical, che è diventato uno zoo umano, e la zona assomigliava molto a quella delle persone native. Le persone infatti dovevano vestirsi e muoversi come dei nativi, ma questi zoo umani si trovavano anche in altre città, come Amburgo, Londra
Milano e New York. L'ultimo zoo umano è stato chiuso nel 1958 in Belgio. Da quel momento, queste cose sono viste come immorali e in violazione dei diritti umani. Pensi che gli animali debbano stare in natura o negli zoo? Fammelo sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premine uno sullo schermo o vai al mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video!